Finalmente a casa. Ah. Ragazzi, voi condividete il video intanto. Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mondo virtuale Official Channel, sono Maga. Vi chiederete perché questa location nel mio divano, perché sono appena tornato dalla Milano Games Week e sono finito, ma ci tenevo tantissimo a farvi sapere com'è andata. È andata benissimo. Ho incontrato Charlie Cox per questo outfit apposta per Daredevil, perché casualmente, c'è stata la conferenza stampa per la presentazione di Daredevil, la terza stagione, e io sono un blogger con questo invito, insomma mi hanno invitato a, come stampa appunto, alla Milano Games Week, e sono andato su immediatamente quando ho letto la notizia che c'era lui, non potevo non andare. È il mio telefilm Marvel preferito e Daredevil è il mio supereroe Marvel preferito, quindi trovarlo lì a 2 metri da me, non so più cosa dire, sono già andato in bomba perché veramente è stata una cosa fantastica. Mi dispiace che non sia venuto Dime con me perché non poteva, aveva degli impegni, e allora ho dovuto fare questa lunga e dispendiosa attraversata da il Veneto alla Lombardia con mia moglie, che forse è peggio, però mi sono veramente divertito. Ma partiamo subito con ordine. Praticamente la Milano Games Week cos'è, a differenza magari di un Luca Comics eccetera? Io non ero mai stato alla Milano Games Week, è stata la mia prima volta e devo dire che mi è molto piaciuta. Sono 3 padiglioni pieni zeppi di cose riguardanti il mondo dei videogiochi, quindi videogiochi in anteprima, c'era il padiglione Nintendo, il padiglione Sony, il padiglione Xbox, Hearthstone, tutte quelle robe lì. Insomma, 3 giorni dedicato al mondo dei videogiochi, e come impatto iniziale, come anche organizzazione, bisogna proprio dire che mi è piaciuta molto. Raccontandovi la mia giornata un po' con ordine, arriviamo, andiamo a prendere i pass, entriamo e vediamo subito questi padiglioni pieni di roba. Però i miei occhi sono subito attratti da Resident Evil 2, corro come una freccia, saranno stati, penso le 10 di mattina circa, e la fiera apriva alle 9, e ho detto adesso me lo provo assolutamente. Arrivo, c'è una fila disumana e c'era scritto 30 minuti d'attesa, sì, magari 30 minuti d'attesa, e sono stato in fila 10 minuti, non era entrato nessuno e ne avevo tipo, penso 25-30 davanti, e ho lasciato stare con mio grande rammarico. E così ho fatto un po' per tutte le altre anteprime dei videogiochi, c'era Jump Force, Hitman 2, insomma, comunque tanti giochi che devono ancora uscire, che sarebbe stato comunque bello provarli, però ho deciso di abbandonare, anche perché andando via con mia moglie, giustamente lei aveva detto andiamo in giro a cercare Funko Pop, e così è stato, perché appena arrivati noi abbiamo visto uno stand gigantesco dove vendevano i Funko Pop esclusivi del Milano Games Week, e secondo voi non l'ho comprato? Ma certo che l'ho comprato. Eccolo qua, il mio Dobby gigante! Guardate, Milano Games Week, eccolo qua. E faremo probabilmente l'unboxing per il canale perché è stupendo ed è oversize, non ho potuto resistere. Guardate che figo! E l'ho preso immediatamente perché merita tantissimo, è stato il mio unico acquisto in fiera, ma è stato un acquisto di peso e che merita. Lo metto qua, di fianco a me, per il resto del video. Poi verso le 11 parto dritto come un fuso e vado alla sala LEM, dove c'è appunto questa conferenza stampa di Netflix, che era aperta solo ed esclusivamente a chi aveva il pass e gli addetti stampa. Bellissimo, perché arrivi dentro, eravamo in credo trentina, quarantina massimo di persone, e hai praticamente Eric Horizon e Charlie Cox lì. Nel senso, noi siamo andati dentro, eravamo tutti un po' presi, c'era questo ambient molto bello ricreato con i loghi di Daredevil, con dei banner, con la scritta Netflix, Daredevil, eccetera. E a un certo punto, verso le 11:30, poco più, comincia questo countdown e tu sei lì, cavolo, cosa inizia? Sei lì, dopo parte il trailer l'ultimo trailer praticamente della serie TV, e poi arrivano,
volevo saltarli addosso probabilmente. Comunque loro arrivano, si siedono, foto ovunque, vi metto sempre comunque i miei soliti video che sono riuscito a fare. Se avete seguito anche le dirette su Instagram, sul mio Instagram, sulla pagina Facebook, sul mio profilo privato di Facebook, insomma, ho fatto dirette a non finire. E lì iniziano a chiacchierare con le domande ovviamente di vari giornalisti che sanno l'inglese molto meglio di me. E loro parlano, dicono le loro su anche i disegnatori o comunque gli scrittori dei fumetti che li hanno un po' più, influenzati durante anche le riprese, comunque anche lo sviluppo di questa serie TV, e varie domande generali sulla serie, cosa succede, eccetera. Si vedono delle clip dove delle clip esclusive che si potevano vedere appunto solo in conferenza stampa, molto molto belle, e ti fanno venire una voglia atomica. Io adesso vorrei già vedere la terza stagione di Daredevil, sono qua con tremo ancora. E poi loro prendono, salutano e finalmente ho detto ho la mia occasione per farmi un selfie, che in realtà non volevo neanche fare un selfie insieme a loro in maniera brutale perché mi sembrava troppo brutto, era la mia prima tra virgolette conferenza stampa ufficiale con personaggi di un certo calibro, non potevo andare là come un idiota e gettarmi tra le loro braccia, fatemi un selfie insieme, non so, una roba del genere. Allora io ho preso, sono andato dove uscivano, mi sono messo lì col cellulare, ho fatto la foto, questa è la prima foto dove c'è il produttore che passa via e non mi caga manco per niente, e la seconda, questa, guardate la mia faccia, è arrivato Charlie, mi ha messo una mano sulla spalla e sono riuscito a farmi il selfie. Beh, la mia faccia da ebete dice tutto, perché ero felicissimo, cioè non ci credevo, ero come un bambino a Natale, e ero riuscito a fare una foto con lui e l'avevo visto da vicino. Insomma, è bellissimo quando il tuo idolo del film, del telefilm, esce ed è così umano, tra virgolette, perché ovviamente sono umani anche loro, però per noi fan è veramente una figata vedere queste cose qua. E si è fatto una foto insieme a me, sono veramente contento ed è stata una bellissima esperienza che spero di rifare magari in futuro con altri comunque attori, personaggi eccetera del mondo Marvel o DC, insomma i vari personaggi che io adoro nelle serie TV e nei film ovviamente. Dopo questa epopea di questa conferenza stampa sono tornato ovviamente dentro alla Games Week e me la sono goduta con calma. Ho guardato benissimo lo stand di Nintendo che aveva presentato Super Smash Bros, l'ultimo che deve uscire, non vedo l'ora, e poi ovviamente Pokémon Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee. Avevano fatto un bellissimo palco dove provavano, c'era tipo, che ne so, mi viene in mente FaVJ eccetera, insomma degli youtuber molto 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 famosi che facevano delle prove, delle partite insomma con la gente, ed era molto anche affollato come set. Poi dietro avevano ricreato un po' un ambiente tipo alla Pokémon, dove la gente poteva provare le console, scambiarsi magari i Pokémon con i 3DS e postazioni di Super Mario Party, il Splatoon 2, Arms, eccetera. E c'era un bellissimo furgoncino, uno scuolabus, con dentro i Pokémon Let's Go Pikachu, Let's Go Eevee. E bello, veramente un bel stand, esteticamente probabilmente lo stand più bello. Poi c'era lo stand Xbox, anche lì avevano presentato dei giochi, il nuovo Forza Horizon e Ori, quello di Fortnite, che c'era una mega postazione di Fortnite dove la gente poteva provare il gioco, più c'era un mega torneo dopo, non so che ora era il torneo, ma avevano allestito veramente una cosa bomba. E lo stand di Gran Turismo, dove c'era la Mercedes, una Mercedes stupenda in esposizione, e tutti TV con cabinati, comunque sì, con cabinati, sono fuso ragazzi, una TV con tutti i sedili e volanti da provare, veramente di alto livello. Poi c'era uno stand di Radio 105 e poi mi giro e vedo un'arena enorme, ho detto ma che cavolo stanno facendo lì, gente ovunque che esultava, sembrava una partita di calcio, ed era il torneo di League of Legends ed erano presi benissimo, per non dire malissimo, no, avevano veramente fatto un set bomba, complimenti, non vi smetterò mai di dire complimenti perché mi ha lasciato bocca aperta. Gli altri stand poi erano molto molto grandi,
anche a Ryusi, anche se era caldo, cioè c'era tanta gente ed era caldo veramente, e avevano fatto vari stand, anche la Namco Bandai e la Sony, stavo dimenticando dello stand della Sony con varie anteprime, con uno spazio enorme dove avevano esposte le console limited edition, anche le PlayStation vecchie, e un po' per dare un po' di ambient con youtuber, influencer, pro gamer eccetera che venivano intervistati. Si sono dimenticati di intervistarmi, non so come mai, li chiamerò dopo, magari vedremo di risolvere questo problema. Però hanno fatto anche loro un bellissimo stand, anche con proprio i giochi in anteprima, anche quelli appena usciti tipo Spider-Man e Lego DC Villains, una roba del genere, non mi ricordo più il titolo. Insomma, tantissime cose, anche col VR e un set di Kingdom Hearts 3. Di tutto, di tutto, di tutto, di tutto. Sapete però cosa non c'era? O meglio, cosa c'era in maniera molto meno presente rispetto ad altre fiere? Gli stand, le bancarelle, delle cose, dei rivenditori normali. Non so se era voluto o non era voluto, però tipo se tu volevi andare là e comprare un videogioco retro eccetera, non ne trovavi. Se andavi là magari a cercare dei determinati articoli tipo pop, magliette eccetera, erano presenti, però non erano così tante, anche se erano ben forniti comunque i posti, come magari un Luca Comics, un Cartoonix, eccetera. E siamo giunti alla conclusione di questo vlog fiume sulla Milan Games Week. Io mi sono divertito tantissimo, se siete andati anche voi commentate e condividete il video, mi raccomando, ma voglio sapere la vostra, cosa vi è piaciuto, cosa non vi è piaciuto, se non siete andati, perché non siete andati? E fatemi sapere veramente con un commento, voglio di chiacchierare con voi, perché a me è piaciuta. Vorrei riandarci l'anno prossimo e vorrei sapere la vostra. Vi invito come sempre ad iscrivervi al Mondo Virtuale Official Channel sia su Facebook che su YouTube. Qua su YouTube c'è la mitica campanellina che con un bel colpo di pistola laser, visto che siamo in tema videogiochi, resterete sempre informati su tutti i video che facciamo uscire durante la settimana. Facciamo video su fumetti, video su statue, video su videogiochi, parliamo di film, serie TV, Dalm fa le guide su come cucinare le cose nerd, andate a vederveli perché sono veramente belli. E poi siamo su Facebook, Instagram, Telegram, Dalm è su Twitch, mi raccomando seguitelo e supportateci ragazzi, perché senza di voi il Mondo Virtuale Official Channel non esisterebbe assolutamente. Da Maga per oggi è tutto e ci vediamo a un prossimo video. Ciao ragazzi!